58. Così disperati a volte. I fratelli del cerchio, attraverso Andreina, guida. Se credete che basti ascoltare le nostre parole per trovare la pace, non riuscirete mai a raggiungere la profondità del vostro animo, laddove sono conservate le memorie della vostra esistenza e laddove sono scolpite le parole che cercate in noi. Le comunicazioni che cercate, così disperati a volte, noi le leggiamo dentro di voi, perché la verità è custodita nella parte più incorruttibile e autentica del vostro essere, nel frammento divino che risuona nell'infinito e ci richiama gli uni agli altri. Le vostre preoccupazioni, la convinzione di non essere altro che entità limitate, vi impedisce di vedere quello che vediamo in voi. Perciò è con amore che cerchiamo di ricordarvelo ogni volta che ce lo chiedete. Ricorderete e riconoscerete. Fino ad allora vi facciamo da specchio, in modo che possiate illuminarvi ogni volta che attraverso noi ritrovate voi stessi. Pace a voi.